Radio Radicale, siamo con l'onorevole Sara Chelani dei Fratelli d'Italia per parlare della polemica che riguarda il centro migranti in Albania. Allora, tra ieri e oggi è scoppiata una bufera politica per le parole di Musk sulla magistratura italiana. Sono intervenuti esponenti di tutte le forze politiche e oggi è stato dato anche un incarico nell'amministrazione Trump a Elon Musk sull'efficienza dell'amministrazione Trump. Allora, io le volevo chiedere, visto che lei insomma si è occupata del provvedimento che riguardava l'accordo con l'Albania, è quella che forse più di tutti qui conosce la materia, come ha trovato questo intervento e anche un po' la difficoltà che state vivendo con tutti questi pronunciamenti che poi porteranno a ridiscutere tutto alla Corte di Giustizia europea. Allora, guardi, cominciamo con la faccenda delle dichiarazioni, quindi la prima parte della sua domanda. Io, guardi, non enfatizzerei tanto in queste dichiarazioni che per quanto insomma, Elon Musk sia un magnate, una persona particolarmente rilevante nella società, è comunque un privato cittadino che può esprimere i propri giudizi. A me fa sorridere una sinistra che invece inneggi alla, come dire, quasi alla diminuzione della nostra sovranità per le dichiarazioni di un privato cittadino di un'altra nazione. Io voglio ricordare che in più occasioni il PD ha enfatizzato in maniera particolarmente veemente dichiarazioni magari di giornali a loro più vicini, giornali esteri, che hanno attaccato molto il governo Meloni. Ecco, in quel caso, insomma, si potrebbe ritenere che siano sulla stessa falsariga di quelle di C'era Musk, stata se anche una vogliamo. dichiarazione di Sanchez Ma sì, contro il DDL ma sicurezza. certo, assolutamente. In più occasioni, alcuni, non solo Elon Musk è un privato cittadino, per carità, ha un incarico all'interno dell'amministrazione Biden, ma noi non giudichiamo quello che accade in uno stato democratico e sovrano di un altro paese, no? Quindi sono Amministrazione questioni. Trump, ha detto Biden. Oh! Oh, vabbè, no, vabbè, Un un lapsus, lapsus, lo capisco. un Però in lapsus. effetti adesso c'è ancora l'amministrazione Biden. Sì, un lapsus, guardi, mi scusi. Dunque, dicevo, in più occasioni ci sono state dichiarazioni di soggetti che non sono meramente privati cittadini, ma testate giornalistiche importanti, come ha detto lei, anche capi di Stato esteri che si sono pronunciati sulle nostre politiche, su Su un questo provvedimento governo, su un interno. provvedimento interno. Ecco, allora in quel caso non si tratterebbe di violazioni della sovranità. Ecco, noi non l'abbiamo detto perché siamo profondamente rispettosi delle opinioni di tutti, cosa che la sinistra probabilmente in quest'ultimo periodo ha dimenticato di essere. Poi ecco, sulle inneggiare alla sovranità per poi non proteggerla, ecco, no, il Partito Democratico è campione. Io insomma, voglio ricordare che la sovranità, come dice la Costituzione, appartiene al popolo e che il Parlamento è il rappresentante del popolo, che le leggi le fa il Parlamento in quanto rappresentante del popolo. Ecco, questo è il vero concetto di sovranità e noi questo difendiamo e proteggiamo assieme alla libertà di opinioni. Il Partito Democratico non può darci lezioni rispetto a questi aspetti perché sono i primi che vanno in Europa e nel mondo a parlare male dell'Italia nel momento in cui l'Italia è gestita ed è governata da un buon governo di centrodestra. Ecco, io voglio ricordare proprio sul caso Albania, l'ultima del Partito Democratico, che è veramente un assurdo, nella storia non è mai accaduto. Il Partito Democratico va a chiedere che si apra una procedura di infrazione per i centri in Albania e quindi che cosa sta chiedendo all'Europa? Di far pagare gli italiani per quelle che sono delle scelte politiche legittime di un governo, quindi non accettiamo lezioni dal Partito Democratico sulla difesa della nostra sovranità. Con riferimento alla seconda parte della sua domanda, quindi quella relativa appunto al funzionamento del centro in Albania, ai pronunciamenti che stiamo aspettando, siamo molto sereni, noi sappiamo di aver fatto delle norme e delle regole pienamente rispettose di quello che è il diritto europeo. Ricordo che la procedura accelerata di frontiera è prevista da una direttiva europea che la inserisce all'interno dell'ordinamento europeo e che poi gli stati membri hanno recepito. E sempre la direttiva europea stabilisce che siano gli stati membri ad indicare quelli che sono i paesi sicuri. Ora, il 4 dicembre ci sarà il pronunciamento della Corte di Cassazione sui primi 12 ricorsi, quelli famosi del Tribunale di Roma.
vedremo che cosa ci dirà la Cassazione, e poi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Io sono, non voglio fare insomma previsioni, ma guardando la questione in punto di diritto, ritengo difficile che la Corte di Giustizia europea possa dare così, come dire, delle gioie al Partito Democratico e alle nostre opposizioni, perché, torno a ripetere, se si dovesse pronunciare nel senso in cui vogliono i tribunali italiani, sostanzialmente si sancirebbe un principio paradossale, ossia l'inapplicabilità di una direttiva europea all'interno degli Stati membri. Quindi passeremmo dalle cosiddette direttive self-executing a delle direttive no-executing, e questo è un paradosso giuridico. Ritiene che sia in corso una guerra totale contro la maggioranza e il governo? Perché io, vedendo tutte le cose che tra la maggioranza e tra la maggioranza, il governo e le opposizioni dall'altra parte, perché io, vedendo tutto quello che sta succedendo, insomma, vedo un clima d'assedio nei confronti del governo e della maggioranza. Vabbè, ma noi non ci aspettavamo nulla di diverso, perché le opposizioni, in maniera scomposta, in maniera anche, voglio dire, strumentale, sostanzialmente non guardano i provvedimenti di questo governo in maniera oggettiva, ma semplicemente con la lente deformata dell'ideologia. E noi, insomma, dopo 2 anni di governo, siamo un governo che sta procedendo in maniera molto spedita su quello che è il proprio programma, su quello che aveva promesso agli italiani nel momento in cui ha preso le redini di questa nazione. Il gradimento, peraltro, nei confronti di questo governo, anche questo fatto storico, continua a essere solidissimo e continua ad incrementarsi. Questo ci tengo a sottolinearlo, voglio dire, dopo 2 anni generalmente si segnala una stanchezza dell'elettorato, dei cittadini nei confronti del governo in carica. Questo non è il caso. I cittadini... Addirittura ci sono governi tipo quello Starmer che dopo poche settimane... Certo, questo governo ha registrato costantemente un incremento del gradimento da parte dei propri cittadini. Lo scadere dei 2 anni questo gradimento continua ad aumentare, quindi noi siamo molto sereni, stiamo approcciando questa legislatura con grande senso di responsabilità, mettendo in piedi tutto quello che nel nostro programma c'è, andando avanti giorno dopo giorno e passo dopo passo. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre. Ringrazio l'onorevole Sara Chelani di Fratelli Italia, con cui abbiamo parlato del tema che riguarda il centro in Albania e l'intervento di Elon Musk. La ringrazio. Grazie a lei.